E questa mattina Biceglie, a causa appunto delle restrizioni imposte a livello governativo per fermare il contagio, sono scesi in piazza i ristoratori, quindi gli imprenditori del settore della ristorazione che chiedono al governo che gli aiuti previsti per il settore vengano erogati in maniera veloce. Francesco Rossi. Come si vive quotidianamente con l'incubo della chiusura, la chiusura anticipata e la sanificazione e tutte le norme che ovviamente vi colpiscono? Sicuramente non si vive benissimo, anzi, si vive sempre ogni giorno una, tra virgolette, una nuova apertura e ogni giorno è un lottare con questi decreti, con l'adeguarsi delle norme di sicurezza. E del resto tutti noi abbiamo sostenuto sia le spese per adeguarci giustamente ai decreti, ma anche delle spese per sostenere poi tutto ciò che c'è dietro, investimenti fatti, scorte comprate, imprevisioni, perché il nostro lavoro è tutta una previsione, in previsione di e nella speranza che non saremo ritornati nuovamente nella chiusura delle nostre attività. Investimenti che si tratta anche di, ahimè, indebitarsi anche con le banche. Tutto questo diventa comunque insostenibile, soprattutto quando poi dopo ti ritrovi nuovamente ad affrontare ciò che abbiamo affrontato già 3 mesi fa e sappiamo noi che l'abbiamo vissuto a cosa andiamo incontro. Una manifestazione silenziosa, ma che fa tanto rumore, perché è vero, c'è il problema della salute, ma c'è anche il problema economico. Questa organizzazione silenziosa che vuole dare voce forte al momento, al disagio di un settore maggiormente colpito che è quello dei pubblici esercizi è la testimonianza di come i nostri operatori in modo responsabile, consapevole, non sottovalutano l'emergenza sanitaria, ma neanche possono sottoporre ai media, alla gente, quello che è il disagio che stanno vivendo, ancor più con l'ultimo DPCM che ha imposto loro la chiusura alle 18. I commercianti, in particolare quelli dei pubblici esercizi, hanno ottemperato a tutte le norme. Dopo il primo lockdown hanno sostenuto costi importanti, hanno fatto investimenti anche di carattere economico non di poco conto, perché convinti che questo potesse rappresentare una soluzione al problema del contagio, del distanziamento, di tutto quello che gira intorno. Ci troviamo adesso di fronte ad aver superato, quindi hanno fatto degli investimenti, questo non basta, si chiude alle 18, probabilmente, non so, ripeto, cosa si dirà oggi.